Ciao bambini, ciao mamme e ciao bambi. Allora, oggi volevo dare un'idea alle mamme e ai bambi per costruire un gioco da proporre ai vostri bambini in queste lunghe giornate al chiuso. Allora, questa è la scatola dei tesori. È un gioco che noi all'asilo abbiamo, e ai vostri bimbi piace tanto e siccome è molto facile da realizzare, volevo appunto farvelo vedere. Così potete, se vi va, di farlo anche a casa. E farci giocare i vostri bimbi. Allora, vi serve una scatola un po' grande. Se non ce l'avete, va bene anche una scatola di scarpe oppure un cestino o un vassoio, però con i bordi un po' alti. E poi vi servono tante scatoline. Va benissimo se sono di forme, di misure diverse. Vanno bene anche i sacchettini di stoffa oppure i borsellini piccolini con le cerniere. Tutte queste scatoline e questi sacchettini vanno riempiti poi con tanti oggettini diversi. Qui vi potete sbizzarrire, mamme e babbi, quindi potete giocare anche voi. L'importante è che non siano cose troppo piccole che possono poi diventare pericolose. Io, per esempio, ho messo una collana, questo è un fermaporta di gomma. Un lucchetto, potete mettere, non so, un bracciale, una mollettina, un portachiavi, questa è una pigna. Insomma, andate a frugare un po' nei cassetti e sicuramente un po' di robina verrà fuori. Allora, una volta che avete riempito le scatoline e i sacchettini, se riuscite a farne tanti, io vi consiglio un pochino di metterle nella scatola e le altre di tenervele da parte. Così, quando vedete che i vostri bambini comincia a calare un po' l'interesse, potete togliere quelle che conoscono già e mettere quelle nuove. Così si rinnova sempre la curiosità dei vostri bambini. Allora, questo gioco ai vostri bimbi appunto piace tanto perché scoprono questi oggettini, cercano di capire cosa possono farci, come funzionano. E allo stesso tempo però è molto utile perché gli allena la motricità fine. Per esempio, aprire e chiudere la cerniera per noi è una cosa molto semplice, ma per loro non l'è per niente. E a volte anche le scatoline sono un po' difficili da aprire. Quindi, insomma, si divertono e imparano anche delle cose nuove. E spero che vi sia piaciuto questo giochino. E io spero di rivedervi presto tutti, bimbi. Un bacione, ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!